Devo dire che dopo 30 anni di musica suonata ho visto passare parecchie epoche e la cosa che potrei così suggerire, ma non è neanche tanto mettersi su una in scrivania e a dare delle indicazioni ben precise, ma solamente un invito che potrei fare a tutti i giovani, i giovanissimi e anche meno giovanissimi, è quello di poter veramente contribuire a far sì che cambino un po' la struttura e le modalità di come ci si può organizzare. Qui siamo a Livorno, siamo all'interno dello spazio, del The Cage. E qual è il miglior momento per poter veramente poi alla fine far nascere all'interno di contenitori come questo, dei contenitori che li chiamo socialmente utili, come The Cage, delle iniziative che siano delle iniziative sì forti di una tradizione. The Cage ha 10 anni, ma ci sono stati anche altri esempi prima del The Cage, per poter veramente proiettarsi nel futuro e quindi indossando i panni del passato, vestendosi di un futuro migliore, un futuro interessante. Oggi siamo di fronte a una fase nella quale bisogna ridisegnare la modalità con la quale si conquistano i diritti, una modalità nella quale ci si assumono i doveri, e credo che il conflitto sia l'unica maniera per sviluppare in una società la progressione degli individui. Non ne conosco altri. E credo che l'irruzione di una larga massa di giovani dentro la politica cambierebbe in maniera sostanziale anche la politica stessa. Non quindi abbandonare il campo o lasciarsi prendere da facili populismi, ma stare dentro in maniera costruttiva, anche alimentando un conflitto proprio nella qualità della radice del modo di relazionarsi. Non bisogna mai dimenticarsi un aspetto che è propedeutico a tutto. La tecnologia senza politica non genera cambiamento sociale. Se ci dimentichiamo di questo, se pensiamo che i social media, internet, i blog, i forum automaticamente promuovano la democrazia solo perché sono strumenti potenti, facciamo un grandissimo errore di sottovalutazione. È quello che stiamo vedendo anche in Italia con la campagna per le primarie del centro-sinistra. Sostanzialmente i social media non servono a parlare con gli elettori, quasi mai, o in rarissime circostanze accade il contrario, servono piuttosto per veicolare il messaggio che si intende veicolare attraverso una modalità tradizionale, verticale, esattamente come in televisione, ma su uno strumento diverso. La chiave è andare oltre questo approccio unidirezionale e tradizionale. La chiave è ascoltare, la chiave è decidere insieme, la chiave è far decidere i cittadini, far decidere gli elettori, far decidere le persone che stanno nei partiti. Molto spesso l'idea migliore ce l'ha magari una persona che ti segue su Twitter, un qualcuno che ti manda una mail, e questo è anche il consiglio a chi utilizza i social media, non solo per la politica ma anche per la comunicazione commerciale, personale. Molto spesso l'idea migliore arriva da una persona che te la cede gratuitamente, che ti facilita la vita. Quindi abbiate fiducia nel prossimo, esattamente come nella vita di tutti i giorni, e le cose andranno certamente meglio in politica come nella vita. Vado. Lo continuo a ripetere, il rinnovamento della politica, io sono Don Milani, bello e pronto, quindi siamo ancora al 67, e Don Milani quando gli si chiedeva, o Don Lorenzo, qual è per te la politica? O bella, dice, la politica è uscire tutti insieme, tutti, dai problemi, ma dov'è il segreto? Si riparte dagli ultimi. Pensa, per dire, casa. Di chi parliamo di casa? Quelli a casa non hanno prima di tutto, non quelli che hanno 2 o 3. Questo, ripartire dagli ultimi, questa è democrazia. I diritti, ma se non parti dagli ultimi. Ciao, viva la democrazia. Ciao bella! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a, tanti auguri.